L'attesa è finita. Nella frazione di Piano d'Orta a Bolognano parte il cantiere in Vianelli, strada chiusa da 10 anni. Si procede alla rimozione di circa 150 tonnellate di rifiuti considerati pericolosi nei pressi dell'ex Montecatini. Un intervento reso possibile grazie al Comune di Bolognano e in modo particolare al contributo di oltre 110.000 euro messo a disposizione dalla Regione Abruzzo il consigliere di Fratelli d'Italia, Guerino Testa. No, non possiamo esultare in maniera totalitaria perché Ogni volta che parliamo di dare risposte a danni causati contro l'ambiente non, non si può esultare perché vuol dire che il territorio è stato martoriato per troppi anni, questo è un territorio al pari del comune Bussi che è stato martoriato per troppi anni, danni all'ambiente e alla salute dei cittadini della zona che mai saranno eh, risarciti dei tanti torti e danni subiti. Le vicende dei siti inquinati dimostrano come il fattore tempo abbia avuto e abbia ancora un peso preponderante, perché si sta parlando da decenni di siti inquinati e oggi i veri inquinatori non hanno ancora pagato e i cittadini stanno ancora combattendo contro un sopruso che è stato fatto nei loro confronti e principalmente contro la loro salute.